sempre mi amerai. Tu che giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio, così certo e così bello anche tu diventerai, come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Benvenuti ad Antenna 2, benvenuti a questa puntata straordinaria di Incontri a Due, una puntata straordinaria perché è straordinario l'ospite in questo studio. Si tratta del primo cittadino d'Abruzzo, del governatore della regione, del presidente della giunta regionale abruzzese, il dottor Giovanni Chiodi. Se avessimo gli applausi registrati, come si usa in televisione, più importanti, adesso potrebbe partire l'applauso, quindi invece si dovrà accontentare solo del mio grazie sincero per aver accolto grazie. Questo nostro invito, e che risale a un paio di anni fa, e solo la pervicacia della preziosissima Katia Scotta ci ha consentito finalmente di essere qui insieme. Allora, Giovanni, o come dicevano tutti Gianni Chiodi, è nato a Teramo il 25 aprile del 1961, si è laureato alla LUISS nell'85 in economia e commercio, ha frequentato un corso di alta specializzazione alla Bocconi, poi si è iscritto all'Albo Commercialisti, poi ha iniziato la sua attività pubblica, è entrato nell'amministrazione dell'università, dell'ente d'ambito, candidato nel 99 come sindaco di Teramo, di nuovo candidato nel 2004, viene eletto sindaco con la coalizione di centrodestra e dal 2008 è presidente della regione Abruzzo. Che ho sbagliato? Nulla. Così è, benissimo. Cosa rimpiange del suo periodo da sindaco di Teramo? La possibilità di contatto con la gente. Il sindaco è una persona che sta veramente a contatto ed è fondamentale perché ti fa cambiare carattere. Ti fa passare da un atteggiamento, quello che era mio, professionale, dalla testa ai piedi, perché la mia attività era stata solamente quella per tanti anni, ti fa acquisire una dote di umanità che, mi sono accorto col tempo, lungi dall'essere un problema per l'uomo politico, che invece viene visto di solito come un uomo potere, un uomo cinico, un uomo forte, invece la dose di umanità è la caratteristica che ti rende forte. E questo mi manca perché da sindaco la puoi vivere tutti i giorni, la puoi alimentare, la puoi far crescere. Da presidente della regione è un po' più difficile. Da presidente della regione, lei ha tantissime deleghe, non le leggo tutte perché altrimenti ruberemo troppo spazio, ma comincio per esempio affari comunitari e cooperazione internazionale, affari della giunta regionale, affari delegazione di Roma a Bruxelles, programmazione regionale e così via. Inoltre è commissario alla sanità ed è commissario per la ricostruzione del terremoto. Come fa? Intanto non sono cose che ho cercato, perché il commissario alla sanità è frutto del nostro default che c'è stato. Noi siamo stati la Grecia delle regioni italiane. Nel 2007 ci hanno detto vi dobbiamo commissariare perché siete drammatici, insomma. Quindi abbiamo dovuto richiedere i soldi alle altre regioni italiane per pagare i nostri debiti e le altre regioni italiane hanno fatto come il Fondo Monetario Internazionale ha fatto con la Grecia, gli ha detto bene, noi vi diamo dei soldi che sono i nostri, però ci dovete assicurare che per il futuro vi cominciate ad essere virtuoso. Quindi è un fatto che i presidenti di regione diventano commissari alla sanità e questo è per legge in pratica. Oggi, patto della salute. Per quanto riguarda il terremoto è lo stesso. E noi avevamo due terremoti in Abruzzo e due terremoti sono stati, casualmente si sono concentrati nello stesso periodo e sfortunatamente si sono concentrati nel momento in cui io ero presidente della regione. Non erano cose che potevo rifiutare, a meno che non voler sembrare come Celestino V. Per quanto riguarda il tempo lo... Tanto uno deve lavorare molto, ma è chiaro che per fare queste cose il tempo non basterebbe mai, quindi potrei, se avessi giornate più lunghe potrei fare meglio, però tenga conto che la mia è una responsabilità politica, non gestionale, sono le ultime decisioni, le strategie, quindi insomma si riesce a fare, ma comunque devo dire che per quanto riguarda la sanità abbiamo fatto un buon lavoro, non siamo più una regione canaglia. Nessuno ci credeva che noi avremmo potuto risanare la situazione sanitaria senza peggiorare i servizi, in alcuni casi addirittura migliorandoli.
Per quanto riguarda il terremoto è invece complicatissimo perché non è il commissario che è l'unico attore come per quanto riguarda la sanità. Anzi, sanità è commissario e subcommissario. Nel Consiglio regionale, nella Giunta regionale hanno prerogative. Mentre invece per il terremoto il commissario è una delle parti, perché poi moltissime funzioni la legge, come è giusto, le riserva ai comuni, quindi i piani di ricostruzione, quindi tutta l'attività, direi. Quindi insomma, diciamo così, se avessi più tempo sarebbe meglio. Tuttavia il tempo che abbiamo utilizzato è stato fino adesso utilizzato secondo me in maniera soddisfacente. Nel preparare questa intervista mi sono andato a rileggere il discorso che lei tenne al momento dell'insediamento quale presidente, e lì ho trovato tutte le domande utili e possibili per questo nostro incontro. E ho notato intanto che lei, uomo di centrodestra, ha esordito con una citazione di Karl Marx, che le ripeto: le circostanze fanno l'uomo non meno di quanto l'uomo faccia le circostanze. Per caso aveva previsto anche il terremoto? Ne sono profondamente convinto. Non esiste l'uomo solo al comando. Non esiste l'uomo che segni la storia se non ci sono delle circostanze che gli rendono possibile di farlo. E comunque ne sono profondamente convinto. Non è una frase di Karl Marx, all'epoca sbagliai quando scrissi, e lo scrissi io il discorso, era di Gramsci, ma comunque non cambia niente. Certo. Per quanto riguarda il terremoto, no, non l'avevo previsto, ma non avevo previsto nemmeno la crisi finanziaria internazionale, la crisi economica più virulenta a partire dal 1929, perché se avessi previsto tutti questi, le assicuro che un minimo di riflessione sul se accettare questo, che poi sarebbe stato un impegno gravosissimo e difficilissimo, perché insomma, voglio dire, noi siamo in Italia, siamo in Europa, non è che possiamo avere i trend di sviluppo che c'ha la Turchia o che c'ha, se c'è un malessere generale questo si riverbera anche in Abruzzo, perché l'Abruzzo è in Italia, e se la gente vive momenti di difficoltà, di sconforto, il primo responsabile, giusto o sbagliato, viene individuato in colui che in quel momento ha un ruolo istituzionale. Dover fare fronte, per esempio qui si dice bisogna far ripartire l'economia, ma se non riparte l'economia italiana non potrà mai ripartire l'economia dell'Abruzzo. Se non riparte l'economia europea non potrà mai ripartire quella italiana e quella dell'Abruzzo. L'economia è globalizzata, oggi non si può governare a livello locale, i processi economici non si governano a livello locale, purtroppo. Dovrebbe farlo la politica. Dovrebbe farlo la politica, ma a livello di un processo globale, l'economia è globalizzata, ci servirebbe un governo altrettanto globale. Infatti noi che cosa scontiamo in questo momento? Scontiamo la incapacità in Europa, sì, di affrontare attraverso la politica, ma una politica comune europea, quelli che possono essere questi processi economici. E non è nemmeno sufficiente, perché oggi è molto più importante quello che decide il governo cinese in merito alla rivalutazione o alla svalutazione della sua moneta, dello yuan, ha immediate ripercussioni, quella decisione, il giorno dopo, sull'attività delle nostre imprese, molto più di quanto possa fare un decreto legge, perché lo sviluppo non si crea per legge, così come non si crea per legge nemmeno il lavoro. Comunque, a proposito della politica, lei dice in quel discorso di insediamento che non è la politica ad aver perso la fiducia della gente, ma sono i suoi interpreti. Ma mi sembra che sia la stessa cosa. No, io per me no, nel senso che io ho un'altra considerazione della politica. Sono convinto che la politica sia una delle espressioni più alte dell'animo umano e dell'agire sociale dell'uomo. Sono altresì consapevole del fatto che i politici vanno dai delinquenti agli statisti, e così come nelle altre professioni, perché anche i commercialisti, io sono un commercialista, vanno da coloro che rubano le tasse dei propri clienti a coloro che invece cercano che di aiutano fare, a rubare i clienti. O che aiutano a rubare i propri clienti, e insomma, e quindi voglio dire, quindi sono convinto che in questo momento la condanna, e poi si fa di tutto un fascio, ma in realtà è verso gli interpreti politici. C'è anche un'altra frase di Karl Marx, qui per esempio in Abruzzo sono stati, no, di Mao questa volta, vede la mia formazione comunque, è tutta... non è, no, voglio dire, ho letto di tutto, certo, come ovviamente sì. E tenga conto che, dicevo, qui vengono arrestati due sindaci e si dice tutti i sindaci sono delinquenti, e invece Mao diceva che fa molto più rumore
il famoso albero che cade, che è mille alberi che crescono. Esatto. Quindi, insomma, noi abbiamo 300 rotti sindaci, e se due vanno dentro, poi intanto bisogna vedere all'esito del processo. Però, diciamo, facciamo finta che la condanna all'arresto sia una condanna, diciamo, già accertata. Non vuol dire che si deve fare il termine fascio. Purtroppo, in un momento di malessere generale, che molto non dipende dalla politica, ecco, l'abbiamo visto, si diceva che Berlusconi sarebbe era il male, se cambiava Berlusconi noi avremmo riacquistato fiducia in Europa, i mercati ci avrebbero dato fiducia. Abbiamo visto che non è quello il problema. Il problema è una corretta informazione, una corretta conoscenza delle problematiche, che è difficilissima per tutti. Abbiamo visto che Berlusconi è andato via e noi abbiamo avuto il declassamento dell'Italia. Cioè, voglio dire, non c'entrava niente Berlusconi, così come non c'entra niente solo Monti. Purtroppo c'entra molto di più la Merkel. Quanti minuti dedica a una proposta che le arriva dalle opposizioni? Qualche secondo per capire se è strumentale o no. Lo capisco subito se è strumentale. E se strumentale, ovviamente l'accantono. Sai quali sono le proposte strumentali? Quello che chiedono più per tutto, che vorrebbero dare tutto a tutti. Allora mi presentano le proposte per cui dobbiamo impegnare più fondi per il sociale, più fondi per la cultura, più fondi per lo sviluppo, più fondi per le imprese, più fondi per questo. A questo punto mi viene il dubbio che sia strumentale, perché noi quei più fondi non ce l'abbiamo. Torniamo ancora a quel discorso di insediamento. Cioè, non mi dicono mai più fondi per questo, allora diminuiamo quest'altro. Non si assumono la responsabilità di dove devono diminuire, ma chiedono di più. E quindi sono strumentali, a quel punto lo lascio perdere. E quindi lei fa la parte di quello che dice sempre no. Oggi la leadership si esercita dicendo no. Dire sì, come si faceva nel passato, era troppo facile e di fatto si stava facendo una cosa. Si stava dicendo sì. Il politico diceva sì per averne un vantaggio immediato, e metteva invece le cambiali a carico delle persone a cui vogliamo più bene, dei nostri figli. Oggi tante cose, noi stiamo pagando cambiali che sono state fatte nei tempi belli della politica, quando si diceva sempre sì, solamente che adesso c'è qualcuno che deve pagare. Insomma, prima si facevano le opere, il politico diceva sì, firmava una cambiale, poi passerà lei a pagarla. E questo non può andare avanti. Tornando a quel discorso di insediamento, lei indicò 10-12 punti delle direttrici, delle strategie di intervento. Puntava per esempio ad una rivoluzione meritocratica. Un sogno? È abbastanza un sogno. Ma io per rivoluzione meritocratica non intendevo quella che si intende, o meglio, non intendevo solo il fatto che quando facciamo le nomine si debbano nominare i migliori. A parte che io carisco che si nominano i migliori e che siano amici, sia chiaro, perché non è possibile... Questa è la regola. No, questa non è la regola. Di solito si nominano gli amici anche se non sono i migliori. Quindi il problema è questo. Ma non è questo, la rivoluzione meritocratica mia era molto più ampia. Cioè io per esempio dico che anche il welfare deve essere meritocratico, perché in un contesto di risorse molto limitate, quali sono quelle che noi adesso stiamo vivendo, continuando a dare privilegi a tutti, no? Il più possibile, ed è insostenibile, l'effetto qual è? Quello di non avere poi le risorse per chi ne ha veramente bisogno. Allora, il concetto meritocratico vale anche per il welfare, e non solo per il welfare, per tante altre questioni. Quindi non è solamente riducibile all'individuazione di una nomina. Tra l'altro io ho ridotto le nomine che la mia parte politica può fare di circa 200 nomine in meno possiamo fare a seguito di una serie di riforme che abbiamo posto in atto, accorpamenti di enti. Possiamo fare o sono state fatte? No, non le facciamo più. Ecco. Cioè io con quelle decisioni che abbiamo preso, la classe politica, sia la nostra che quella che verrà magari a dirigere la regione, non potrà fare 200 nomine che prima faceva. Il nostro problema non è pagare molto, perché se io voglio grandi professionalità devo pagarle, se no altrimenti non sarò mai come pubblico competitivo col privato. Da noi era il numero enorme di personaggi che venivano remunerati, magari poco, rispetto a quello che magari... anche cose di prebende di bassissimo livello, ma il numero faceva una somma gigantesca. Invece noi abbiamo bisogno di meno nomine, ma quelle che facciamo devono essere più di qualità e dobbiamo poterle pagare in modo giusto, perché altrimenti non riusciremo ad attirare, diciamo, i migliori, le professionalità nel pubblico, capisci? Io vorrei parlare anche dei costi della politica. Certo. Ma prima però... O i costi della democrazia, che è più o meno la stessa cosa. Dopo e o della gestione
del potere. Prendere i voti, e allora per prendere i voti si fanno certe cose, è un costo connesso alla democrazia. Ma oltre a quello a cui ha fatto cenno, che cosa pensate di fare proprio per ridurre i costi della spesa regionale? Ma guardi, noi abbiamo ridotto la spesa regionale. Comprese le auto blu. Allora, noi abbiamo ridotto. Intanto noi l'abbiamo fatto, poi possiamo vedere perché. Perché noi spendiamo esattamente un terzo di quello che si è speso in Abruzzo fino al 2007. Perché? Spendiamo solamente le risorse che i cittadini ci danno. Non facciamo indebitamento, né abbiamo aumentato tasse addizionali IRPEF, addizionali IRAP. Quindi noi, non volendo aumentare le tasse... La regione aumenta l'IRPEF, il titolo che è uscito... Era una falsità. L'aumentava il governo Monti, cioè il governo Monti ha aumentato anche le addizionali IRPEF regionali coattivamente, sì. E quei soldi non vanno alla anche regione. Anche la regione Abruzzo. Vanno, sì, anche la regione Abruzzo, ma tutte le regioni italiane. Sì. E la regione Abruzzo era nel 2007 era la regione che tassava di più i propri cittadini e le proprie imprese. Oggi non lo è più. Anche questo non lo trova, ha detto. No, lei trova che magari l'Abruzzo è la regione che tassa di più i propri cittadini. Era vero nel 2007. Oggi siamo... Ci sono solamente 6 regioni in Italia che li tassano meno di noi e ce ne sono 4-5 che tassano più di noi. Quindi questo è stato un percorso, diciamo, in qualche maniera virtuoso. Che le devo dire? I costi della politica. I costi della politica sono non solamente i costi dei consiglieri e del Presidente di Regione che prende 8.500 euro netti al mese, che può sembrare una somma rilevante, però le dico che le mie dichiarazioni di redditi, che anche prima di fare il Presidente della Regione, dimostrano che io ne guadagnavo di più delle 8.500 euro. Se ne fa da solo o c'è un commercialista collega? Quella per noi è il raggiungimento del successo, è quando la dichiarazione dei redditi non la facciamo più noi, ma la facciamo fare al nostro commercialista. Ma in realtà lo fa il mio studio, cioè lo fa il mio amico, non la faccio io personalmente. Senta... Lei parlò del Mediterraneo, della posizione dell'Abruzzo rispetto ai Balcani, di un patto con Roma, di Abruzzo città-regione. Abruzzo città-regione significa banda e campanilismi, che in realtà sono frutto di una vecchia mentalità che dissimula un'altra cosa.